sollevarsi in aria, lasciare virtualmente il suolo terrestre per abbandonarsi alla scoperta dell'universo. Tra stelle, galassie e pianeti, al planetario di Bari, incredibili viaggi spaziali attendono grandi e piccini per accrescere la propria conoscenza scientifica e astronomica e stimolare al contempo immaginazione e fantasia. A viaggi spaziali, da questa postazione privilegiata, si possono fare dei veri e propri viaggi nell'universo. Eh sì, perché il planetario è uno strumento che permette proprio questo, non solo di osservare il cielo stellato visibile, ma anche di sollevarsi dalla Terra e viaggiare virtualmente nell'universo. Partiremo dalla Terra per dirigerci verso i confini dell'universo conosciuto. Partendo dalla Terra passiamo attraverso i pianeti e poi ci allontaniamo dal Sole per osservare dove nascono e dove muoiono le stelle, per giungere fino agli ammassi di galassie, che sono gli oggetti più distanti che conosciamo. Un evento, uno spettacolo destinato ai più piccoli e non solo. Il planetario è inclusivo, nel senso che noi vogliamo tutte le famiglie, dai più piccoli ai più grandi. Cerchiamo di offrire un prodotto che possa essere per tutti un punto di riflessione, di stimolo e di interesse. Al termine dell'attività ci spostiamo poi sul prato per fare l'osservazione diretta con i telescopi della Luna, di Saturno e di Giove. Quali le altre attività ospitate dal Planetario di Bari? Il Planetario di Bari ogni mattina accoglie le scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia sino alle scuole superiori, e poi durante i pomeriggi ci sono degli eventi privati e nei weekend apriamo al pubblico anche con altri spettacoli. Per esempio c'è il Teatro Scienza con il nostro Piccolo Principe tra le stelle, Perseo Andromeda e altri spettacoli che combinano un'attività teatrale a una scientifica. Poi abbiamo il nostro fisico Alessio Perniola che ci diletta con degli spettacoli di magia scientifica estremamente interessanti ed efficaci per comprendere le basi della fisica. E ancora attività all'esterno, al di fuori, diciamo, di questo spazio? Sì, il planetario chiude a giugno per iniziare le osservazioni astronomiche nei parchi naturali, il Parco Naturale dell'Alta Murgia, il Parco Nazionale nel sito di Torre dei Guardiani, poi abbiamo il nostro altro punto di riferimento che è Lama Balice a Villa Framarino e in tanti altri siti nella Puglia, nei luoghi più bui, lontani dall'inquinamento luminoso che purtroppo pregiudica di molto le nostre osservazioni. Infine, qual è la risposta del pubblico, soprattutto dei più piccoli, e quanto è importante, al di là del mero aspetto scientifico, approcciarsi a questi temi? Beh, devo dire che il Planetario di Bari da oltre 10 anni che svolge la propria attività e oggi è molto molto frequentato, tanto che per esempio lo spettacolo di stasera è già sold out da diversi giorni e siamo molto felici di accogliere sempre nuovi partecipanti alle nostre attività. È fondamentale per i bambini, per dare nuovi stimoli allo studio delle materie STEM, ma anche per gli adulti, per poter rinfrescare un po' le proprie conoscenze, ma soprattutto viaggiare un po' con la fantasia nell'universo.